A Grosseto la sesta edizione del Festival del Cinema di Indonesia. Domani proiezioni di film, performance e dibattito. Aurelia Antica multisala, chance di lavoro nel cinema per i giovani e la Maremma potrebbe diventare un set. L'Indonesia dunque è un paese dalle grandissime potenzialità anche per i rapporti commerciali che si potrebbero instaurare con il nostro paese. L'Indonesia è una nazione che vanta 270 milioni di abitanti, è il paese leader dell'ASEAN e è un paese che ha il 5% di PIL annuo. È un'economia e una società estremamente, diciamo, dinamica e in crescita. Un festival del cinema che quindi cerca di legare, grazie alla cultura, anche poi possibili rapporti commerciali. E l'idea è proprio questa del festival, far conoscere nuovi territori rispettivamente ovviamente a ciascuna delle parti e cercare di attrarre quindi il più possibile l'attenzione su questi territori, sulle attività che vengono fatte e da lì passare alle attività stesse. Il territorio della Maremma è molto, diciamo, come dire, corrispondente per diversi aspetti a quello dell'Indonesia, perché è dinamico, aperto. Gli sono grato in primis, diciamo, al presidente Tombari della Fondazione Grosseto Cultura, perché è stato quello che per primo ha aperto le braccia a questo festival. Molti, molti, devo dire la verità, non hanno fatto altrettanto, e perché proprio non è ancora così tanto conosciuta magari l'Indonesia, o per miopia. Come si struttura questo festival? A partire dalle 3 del pomeriggio con due proiezioni, uno è un cartone animato su una battaglia della Seconda Guerra Mondiale, uno è un film con un supereroe donna, fra l'altro ci tengo a sottolinearlo, e poi è intervallato prima del terzo film, che forse rappresenta il film più importante dei tre che verranno proiettati, che è questo film Kartini su questa eroe nazionale indonesiana che ha lottato per il diritto, già alla fine dell'Ottocento, per il diritto allo studio delle donne. Proprio per questo, nel dibattito che inizierà alle 19 di sera, vengono coinvolti anche i rappresentanti delle commissioni pari opportunità del comune e della provincia, di Grosseto. La serata, oltre al cinema, sarà anche intervallata da performance di danza, performance musicali e performance di arti marziali tipiche dell'Indonesia. È un grande orgoglio per il comune di Grosseto accogliere la sesta edizione del Festival del Cinema dell'Indonesia. Una grande opportunità per il nostro territorio, per far conoscere la nostra Maremma e per creare un'occasione anche per il futuro.